Abbiamo visto il tema della proprietà privata, vero? Sì. Abbiamo parlato della tolleranza religiosa nell'isola di Utopia, altra cosa assolutamente fondamentale, e vediamo l'eredità filosofica. Sì. Allora, è il paragrafetto 6, ho fatto quel file PDF dove ci sono gli appunti che io ho sotto gli occhi mentre parlo e che a voi servono un po' per seguirmi, un po' per ricapitolare. Allora, Lorenzo, mi rivolgo a te che sei persona degna, uno dei pochi che si interessa di politica, di cercare di capire come funziona il mondo attuale, perché il corso che stiamo facendo è evidentemente finalizzato alla comprensione della realtà presente. Questo l'avrete colto, no? E allora, qual è la funzione di utopia? Perché vi ho detto, in politica abbiamo bisogno sia di una visione realistica, quella che con un termine tedesco inventato da Bismarck, cancelliere tedesco di Guglielmo I, primo cancelliere del Reich tedesco, il secondo Reich, definì Realpolitik. Quindi il termine Realpolitik è un termine piuttosto recente, risale alla seconda metà del XIX secolo. Lo possiamo utilizzare anche per Machiavelli, credo che non gli sarebbe dispiaciuto, anche se non è esattamente una categoria machiavellica. Ma insomma, avete capito, da una parte c'è la Realpolitik, quindi il realismo, quindi lo studio dei fatti, e i fatti sono tratti da due fonti principali, dalla cronaca, dall'attualità, da quello che avviene, e dunque le fonti di informazione. Oggi abbondano da una parte e dall'altra dalla storia, e la storia è sempre una questione che ha a che vedere con la filologia, con l'umanesimo rinascimento, cioè quel tipo di propensione, di attenzione ai testi, di lettura scientifica dei testi che si va diffondendo nel corso del XV secolo, no? Congiuntamente all'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, queste cose le sapete, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso in storia, è fondamentale anche per le scienze politiche, perché la ricostruzione storica, se si basa su dati oggettivi, questi dati oggettivi consistono nel patrimonio testuale, documentario, archivistico che lo storico che si interessa di politica o il politico che si interessa di storia, non può non interessarsi di storia, va a trovare in questo e in quell'archivio. Probabilmente l'archivio più fornito al mondo è anche quello più antico, è quello della Chiesa Cattolica. Infatti, riuscire a penetrare nei sotterranei della biblioteca, dell'archivio di Stato pontificio, richiede innanzitutto una serie di manleverie, di raccomandazioni, così via. Non è affatto semplice, lì uno mette le mani su dei testi, insomma, straordinari. Tra l'altro, sapete che ci sono molti testi, atti presenti nell'archivio, che sono segretati e rimangono segretati finché lo Stato non decide di desegretarli. Quindi ci sono dei momenti topici nel corso della storia recente, per esempio la caduta dell'Unione Sovietica 1991, sono stati aperti gli archivi sovietici e gli storici hanno potuto leggere con i loro occhi, mettere le mani su dei documenti che fino a quel momento erano segretati, e quindi la visione di quel fatto storico, la chiave di lettura con cui tu interpretavi quella determinata vicenda di 70 anni prima. Con quel documento in più, evidentemente la vedi da un'altra prospettiva, oppure scopri che la versione ufficiale era una versione propagandistica, cioè erano una serie di cose dette male o non dette, eccetera, eccetera. Allora, capite perché per fare realpolitik bisogna conoscere i fatti, e i fatti, viva Dio, sono i documenti, li conosciamo attraverso i documenti scritti. E nel corso del Novecento e oggi abbiamo ben altri documenti audiovisivi, oggi su internet, quindi capite una ricchezza enorme. Però questa ricchezza enorme in realtà è anche un problema, può diventare un problema.
si parla di overload di informazioni, cioè quando hai pochissimi documenti hai un problema, quando ne hai tantissimi e magari anche molto difformi tra di loro hai un altro problema, una sorta di super lavoro che non sei in grado di gestire. Allora, la Realpolitik attraverso i documenti, e Machiavelli è un grande storico, soprattutto storico, che legge le storie dei grandi storiografi romani, Tacito, Livio e così via. Le studia in maniera sistematica e da lì trae degli insegnamenti che sono importanti. C'è una differenza fondamentale, ben inteso, ovvero uno studio della realtà in termini fisici. Non so, mi metto a studiare la corrente di un fiume. Quello è misurabile ed esprimibile in termini squisitamente quantitativi, quindi rientra in quella matematizzazione delle scienze di cui abbiamo parlato, no? Cioè il metodo scientifico moderno è empiria, osservazione della natura, dei fenomeni naturali e matematizzazione e geometrizzazione degli stessi, cioè misurazione attraverso quantità e non qualità. Bene, allora questa operazione di matematizzazione, quindi di misurazione scientificamente certa, è con i fatti storici, con i documenti, capite che non è possibile farla, salvo in alcune situazioni. Per esempio, molto utile dal punto di vista storiografico è l'utilizzo dei documenti contenuti nei servizi demografici, quelli che oggi chiamiamo Istat, chiamiamo, l'Istat è l'Istituto Nazionale di Demografico del nostro paese, quindi ogni anno calcola, e lì ci sono numeri che vanno poi interpretati, ma insomma i numeri ci possono stare evidentemente, il numero delle nascite, il numero delle morti, il tasso di crescita del paese, il tasso di benessere economico, quanti poveri in più, quanti poveri in meno, quanti immigrati, eccetera, eccetera. Ma a parte questi dati qui che possono essere, ripeto, matematizzati, gli altri sono testi che vanno letti, vanno compresi, sono, non so, il carteggio tra l'ambasciatore di Venezia presso la corte del sultano a Istanbul e il governo veneziano, oppure, che ne so, gli storici domani avranno in mano non so, i trattati più o meno segreti che magari venivano discussi, sappiamo che sono stati discussi a marzo del 2022, subito dopo l'inizio dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, c'è stata una finestra, un intervallo di alcune settimane in cui in Turchia si discuteva la possibilità concreta di di un trattato di pace immediato, che poi diciamo è andato a gambe levate, poi gli storici quando riusciranno a mettere le mani su questi documenti, chissà, magari fra qualche anno, fra decenni, avremo delle chiavi di lettura per interpretare, per dare il giusto valore a quell'evento. Capite? Questa è realpolitik, quindi il mestiere di chi si occupa di capire come funziona la politica è il mestiere che confina con quello dello storico, che ricorre alla storia, magari possono essere professionisti diversi, chiaramente, e la storia la si fa fondamentalmente con i documenti vanno letti, interpretati, quindi bisogna avere competenze filologiche, e bisogna avere competenze linguistiche, interpretative, acume, sapete, il naso del filologo, eccetera, eccetera, come quando voi traducete una versione alla fine, no? È un tipo di scientificità, è un tipo di competenza diversa rispetto a quella del matematico che ha dei dati, li misura, li mette sugli assi cartesiani e tira fuori la linea di sviluppo di un determinato fenomeno. Bene, avete capito? Quindi, componente scientifica, ma con queste caratteristiche della politica, della scienza politica, infatti si parla di scienza politica, di scienze politiche. Qualcuno di voi potrà iscriversi alla facoltà di scienze politiche e quindi si troverà a studiare questa roba qui. E allora, Lorenzo, vedi quanto è ridicolo il fatto che poi c'è bisogno dell'orientamento, tu devi prendere, andare. Se tu fai lezione come si deve, fai anche orientamento. Stiamo facendo niente, c'è qualcuno di voi che vuole fare scienze politiche? Forse sì, forse no. Ecco, vi sto dando l'ABC per capire quello che vi aspetta o che cosa è scienze politiche, che tipo di mestiere, che
che il vostro mestiere è quello di imparare a studiare, questo dovete imparare, questa unica competenza fondamentalmente. Cosa vi aspetterà lì se sceglierete di fare quel tipo di studi, ben inteso? Beh, non è obbligatorio. Prego. Ma pure grande. Allora, Caterina, sì, io... Appunto, allora ti sei risposta da sola, Caterina, ecco. Benissimo. No, assolutamente no. Se il Presidente del Consiglio ha malapena un qualche tipo di diploma, non mi ricordo che diploma, non è necessario affatto essere laureati, insomma. Sarebbe serio, Nel 2024, in un mondo, in una società come la nostra, sarebbe serio che... Vi ricordate che l'altra volta, a proposito di Tommaso Moro, abbiamo parlato di un principio che io vi ho detto è uno dei principi sacri, fondamentali del confucianesimo, quello della meritocrazia, del fatto che le classi dirigenti debbano essere accuratamente selezionate attraverso una formazione rigida. Perché, come diceva Platone nella lettera settima, se tu devi andare per mare, ti affideresti a un personaggio qualsiasi o a un bravo timoniere? Mette in bocca Socrate questo discorso anche nell'Apologia, no? E se tu dovessi andare sotto i ferri, ti affideresti a un chirurgo bravo, uno che sai essere un bravo chirurgo, oppure al primo venuto? E perché, viva Dio, buon daimon, quando invece, cari ateniesi, dobbiamo affidare il governo, il timone della polis, della comunità, ci affidiamo al primo venuto o lo scegliamo per alzata di mano in base a simpatie o cose del genere? Grande argomento contro quel modello lì di democrazia. E allora, da questo punto di vista, l'idea della meritocrazia, intesa in senso confuciano o in senso moriano di Thomas More, ha un valore importante. Quindi dal basso, quindi attraverso la comunità, ma va nella direzione che tu giustamente hai pensato, ingenuamente, poi ti sei risposta da sola, però tu ingenuamente che cosa hai pensato? Perché è simbolo, segno di buonsenso. Cosa hai pensato? Che a governare dovrebbero essere i migliori, quelli più adatti, che hanno una formazione alle spalle, più o meno certificata. Non basta quella, Non basta quella. Però, Caterina, va bene, la legge dice così, quindi chiunque si può candidare, il titolo di studio non era condicio sine qua non, lo è stata, All'inizio del Novecento bisognava avere quantomeno la quinta elementare per poter votare oltre all'età, insomma adesso di questo non si parla più. Però per partecipare ai concorsi pubblici nelle istituzioni come funzionario pubblico, quindi non politico nel senso carica elettiva, sindaco, deputato, senatore, eccetera, eccetera, ma funzionario dello Stato, presso questo o quel ministero, lì la laurea la devi avere e devi avere una serie di titoli scientifici che vengono valutati attraverso pubblico concorso. Ovvero prendere la carriera diplomatica, chiaramente puoi partecipare al concorso al Ministero degli Esteri, faccio un esempio, solamente se hai una determinata preparazione accademica, quindi quantomeno una laurea magistrale, e poi il master, e poi perché no il dottorato, e poi sono tutti titoli, adesso non ti posso dire nel dettaglio come funziona, però sicuramente questi titoli hanno un peso, come hanno un peso le certificazioni linguistiche. Quindi Giorgia, certificazioni linguistiche, se potete, quando potete, tenetevele ben strette, perché indipendentemente da quello che pensate di fare in futuro. Chiaro? Prego. Però, per noi il problema è etico, perché la Costituzione dice che anche tutti i cittadini può votare o candidarsi, e se il popolo legge, diventa ministro, anche se non ha studiato altro. Se il popolo decide, può andare. Sì, infatti l'affermazione socratico-platonica a cui facevo riferimento prima, ma anche la visione, se vogliamo, confuciana o quella di Moro, sono visioni che stridono con questa idea
di democrazia che tu stai dicendo e che comunque è presupposta dalla Costituzione. Però attenzione, è una via mediana, in realtà c'è. Perché nella Costituzione si parla espressamente del progresso morale, civile, scientifico del popolo, dei più, della cittadinanza. E allora le due cose potrebbero andare di pari passo, basta un po' di buon senso. Ovvero nessuno andrebbe a scegliere come candidato, soprattutto se poi questo personaggio, donna o uomo che sia, non importa, deve avere anche delle competenze tecniche, professionali ben specifiche, e nessuno andrebbe a scegliere l'ultimo dei contadini, che sono persone eccezionali, quei pochissimi contadini che sono rimasti, per carità. Voglio dire, è un po' anacronistica questa questione. Chiaramente, cioè, se non hai né arte né parte, puoi anche essere, però, ci sono stati personaggi che sono stati sdoganati, però Lorenzo, non durante la Prima Repubblica, se ne parlavamo qualche tempo fa. So chi mi aveva fatto questa domanda, non durante la Prima Repubblica, ma dal berlusconismo in poi, nel senso che i politici della Prima Repubblica, senza bisogno che fosse messo nero su bianco, erano tutti personaggi di un livello culturale che oggi non ci immaginiamo nemmeno. Bisognava essere laureati in legge, in filosofia, in lettere, in qualsiasi cosa, ma la stragrande maggioranza. Chi non era laureato era gente che aveva fatto la resistenza col fucile in mano o che aveva dei meriti politici indubbi, indiscussi, per cui la laurea gliela davi honoris causa. Sandro Pertini, adesso non mi ricordo se fosse laureato o meno, ma quindi erano personaggi di grandissima levatura intellettuale, culturale e così via. Quindi vedi che le due cose, boh, questo non vuol dire necessariamente onesti e moralmente corretti e che tutto funzionasse, ecco, anzi, se vai a sentirti le tribune politiche, c'erano queste trasmissioni degli anni 70 del secolo andato, erano estremamente pallose, tra virgolette, soprattutto per i giovani. Io ero un ragazzino, non capivo assolutamente nulla, ma il livello culturale di espressione e i contenuti dei discorsi erano di un interesse, di una profondità eccezionale. Oggi si parla di pizza e fighi, si parla per slogan, si parla fondamentalmente di fuffa, di niente, e si parla attraverso delle affermazioni brevidine. E quello che dovete imparare voi, infatti, perché se il liceo sta andando a carte 48, vogliono che vada a carte 48, è la comunicazione brevidinea, è il tasto pigiato, è il tweet. Cioè dovete disimparare, o meglio, non dovete imparare, ci stanno riuscendo fantasticamente, io ce la metto tutta, poi vedo persone così, a volte dispero, poi mi riprendo e continuo a lottare. Dovete disimparare ad argomentare in maniera completa, razionale, a produrre dei testi organici, cioè fare un ragionamento vostro. A produrre un testo che poteste leggere in pubblico in questa o in quell'occasione, che sia accademica, che sia politica, che sia, come dire, tempo libero, questa o quell'attività, un discorso vostro che duri 10 minuti, un quarto d'ora, e dove? Non diciate luoghi comuni o fregnacce, ma cose concrete, profonde, meditate, pensate. Questa è una capacità, una competenza, si parla di competenze, tanto di competenze, ma sai, le competenze senza le conoscenze sono nulla, sono cose piuttosto ridicole. Questo si impara a scuola, una volta si imparava a scuola, si imparava al liceo, poi si perfezionava all'università. Le cose le devi sapere. Allora, meno voi sapete, meno sapete argomentare, più le classi dirigenti di domani saranno degli analfabeti, gente che lavora, immagini, no? Avete visto? Cioè, discorsi, quanto dura un discorso? 5 minuti, 3 minuti? La gente non capisce. Ecco. Quindi Lorenzo fa parte del gioco. E quindi vedi che poi questa roba qui non è così realisticamente era così. E anche questo è un fattore politico. Quello che chiamiamo populismo, demagogia,
Questi termini poi si utilizzano in tante maniere, a volte si utilizzano anche per provare a storpiare il pensiero di quei pochi che provano ancora, si difendono e cercano di sottolineare il fatto che la politica è pensiero, è progetto serio, è ideologia, è capacità di guardare al futuro, è occuparsi dei problemi concreti della gente, è ascoltare le parole. L'altro fronte, per così dire, ci vuole tutti quanti individualizzati, incapaci di ascoltare, con nelle orecchie sempre i soliti tweet o i soliti jingle, le solite stupidaggini di cui siamo pieni e strapieni. Ci vogliono così, incapaci di fare un discorso più lungo di 10 righe e con un vocabolario di 500, 1000 parole, perché poi se devi aprire l'ombrellone all'oligarca anglosassone, o tedesco, o devi passare la merce al supermercato come cassiere, non è che ti ci vogliono tante parole. Prego. Certo, hai ragione, però Socrate ti farebbe osservare che se tu sei un ignorante, non sei in grado nemmeno di sceglierti le persone. Quindi se ti affidi ad una massa di disadattati, individualizzati, con un livello culturale sempre più basso rispetto a quelli che erano gli standard di una volta, d'accordo? Più o meno disinteressati, inevitabilmente quei pochi che continueranno ad andare a votare e che sceglieranno i loro compari, tra parentesi, le classi più basse a votare non ci vanno più in molti casi perché non trovano chi li rappresenti. Ci vanno ancora quelli delle ZDL, i ricchi, i benestanti, che hanno qualcosa da difendere. Quelli che non hanno nulla da difendere, che hanno perso tutto, non hanno nessuna prospettiva, hanno pure disimparato ad andare a votare. Questo è il dramma, la tragedia di una democrazia morente, infatti, ma non adesso, da un quarto di secolo. Thomas Crouch, un politologo britannico, mi pare nel 2002-2003, ha scritto un libro che si intitolava Post-democrazia. Libro ancora molto attuale, dove descrive nel dettaglio questi fenomeni che stiamo vivendo oggi. Oggi ovviamente siamo molto più avanti. Cioè la politica, la categoria del politico e della politica, che è diventata una categoria subordinata all'economico, per cui le decisioni che contano veramente, che hanno a che fare con le vostre vite, con le nostre vite, non vengono prese da questo, quel personaggio che è, nella migliore delle ipotesi, un cameriere. O un rappresentante che prende ordini da queste grandi lobby multinazionali che decidono il buono e il cattivo tempo. Certo, se tu non puoi decidere nulla, se l'Europa non lo vuole, se decidi di fare una determinata cosa, i mercati ti girano le spalle e ti aumenta il debito pubblico. Non hai una moneta sovrana, d'accordo? Non puoi fare la politica estera, magari mediana, senza schierarti, oppure multipolare, come vorrebbero i BRICS, come stanno organizzati i BRICS, perché fai parte di un'alleanza, la NATO, che ti impone un certo tipo di schieramento. Per cui l'Italia, che è l'ultimo paese in Europa, cioè noi siamo, rispetto a 25 anni fa, la Cina è cresciuta, la Cina, l'India, sono cresciute in maniera mostruosa. L'Europa è cresciuta pochissimo. Noi in Europa siamo il paese che è cresciuto di meno e i salari sono cresciuti un po' dappertutto, magari poco, ma sono cresciuti. In Italia sono diminuiti 3 punti percentuali. 3 punti percentuali. Cioè il mio stipendio di oggi come insegnante laureato con tutta una serie di titoli che vabbè, nessuno interessano evidentemente, è uguale alla pensione che prende mia madre, non laureata a 90 anni, è andata in pensione 30 anni fa. All'Enel, quindi, come dire, all'epoca del boom economico c'erano altri salari, altri stipendi. Oggi noi siamo in piena decrescita, ma non da oggi, da ieri, per colpa della destra, della sinistra, tanto fa. Siamo in piena decadenza economica, civile, morale, politica, da circa 30 anni, per un quarto di secolo. E questa Italietta ridicola, vassalla, si può permettere di spendere i denari,
denari che tolgono alla sanità, alla scuola e così via, per mandare la nostra piccola flotta. Noi abbiamo una portaerei, l'abbiamo mandata, la Marina, Supermarina, ha mandato la nostra portaerei su ordine di qualcun altro, ovviamente, e non certo nell'interesse della patria, l'ha mandata nel Mar di Cina, lì lontano, in una nuova politica neocoloniale, perché sapete, noi siamo veramente, poi i nostri governi, ecco, cioè, voi vi rendete conto che 70 anni fa abbiamo dichiarato guerra agli Stati Uniti d'America e all'Unione Sovietica, l'Italia, era sempre la stessa. Oggi abbiamo deciso di fare guerra alla Cina, alla Russia, alla Cina. Abbiamo deciso, non abbiamo deciso nulla. All'epoca almeno uno poteva dire, beh, guarda che buffoni, che cretini, cosa hanno fatto. Oggi sono telecomandati, non decidono loro evidentemente. Allora, mi spieghi tu cosa ci fa una portaerei italiana nel Mar della Cina? Quale interesse nazionale risponde questa spedizione? Perché dobbiamo fare guerra contro l'Iran, per esempio? Cioè, capisci? Ecco, quindi questa è la logica, andremo sempre più giù, evidentemente. Tanto per capire. E allora, democrazia? Quale democrazia? Nobile parola, nobile ideale, quale tutti quanti, come dire, tendiamo, ne siamo tutti innamorati, forse però dovremmo risignificare queste parole, perché io penso che la maggior parte della gente che usa queste parole non sa letteralmente quello che dice, e gli sta bene così al potere costituito. Democrazia, un jolly che giustifica tutto e il contrario di tutto. Per cui se vengo bombardato da un esercito democratico va bene, se invece vengo bombardato da un esercito di un paese che noi siamo democratici, gli altri non lo so, questo è un a priori, allora è terrorismo, cioè, capite che è una narrazione che ormai è talmente stridente rispetto alla realtà, e chi ha ancora un minimo di buon senso, non è che bisogna essere dei dotti politologi, basta avere un minimo di buon senso. Quindi la nostra è un'epoca piuttosto difficile, ecco perché dobbiamo quantomeno, il senso di questo corso è, che io provo disperatamente, anche ad Elena, no, tutti voi, a fornirvi il lessico, il significato base di alcuni termini, mostrandovi questo significato nel suo sviluppo storico e filosofico, dove altro lo vado a prendere, scusate. Dal Corriere della Sera, no, lo vado a leggere Machiavelli, lo vado a leggere Tommaso Moro, lo vado a leggere Erasmo da Rotterdam, che vado a leggere Paolo Mieli, cioè, che capite? Se vogliamo capire il linguaggio, il significato delle parole, capirlo e problematizzarlo, non capirlo in maniera acritica, perché questo poi è il mandato della Costituzione, quel famoso senso critico, il decidere perché si pensa con la propria testa, Lorenzo. Ma prima devi capire quello che dicono. Quindi, realpolitik significa questo, riassumendo. Utopia è la capacità di pensare il futuro. Quindi, utopia può essere o uno strumento di critica sociale. Cioè, io ti faccio vedere, in maniera romanzata, come il mondo potrebbe essere, per farti rendere conto dei mali del presente, perché finché non ti faccio vedere un'altra realtà, non ti do gli strumenti per pensare un'altra realtà, tu che stai male e che incolpi sempre il vicino di casa o quello che ha la carnagione scura, perché così ti è stato detto, scura, gialla, rossa o blu, scegliete voi, non ti devi rendere conto di come stanno effettivamente le cose, non lo devi vedere, lo devi dare per scontato, le cose stanno così, sono sempre state così. Allora, metterti vicino utopia significa che tu fai il confronto. Ah, ma il mondo potrebbe funzionare anche in questa maniera? Oddio, e da chi dipende? Da noi un pochino dipende, ma forse dipende anche da noi. Gli uomini sono sempre e comunque tutti malvagi? Ma io conosco moltissimi uomini che non mi sembrano affatto così malvagi né così insensati. Ecco, farsi queste domande. Utopia può significare questo. Un mondo rovesciato. Da una parte, dall'altra...
un progetto ideale concreto, cioè degli ideali. La politica ieri come oggi dovrebbe basarsi sugli ideali. Gli ideali sono morti, sepolti, defunti, oppure ridotti a quella macchietta del folklore destra, fascista, quello ha alzato la mano, quell'altra ha fatto. Siamo a quel livello lì, al punto da svuotare dall'interno parole importanti come antifascismo, il 25 aprile, l'hanno ridotto ad una barzelletta, volutamente, purtroppo, purtroppo. Ideali, gli ideali sono fondamentali, ma gli ideali vanno immaginati in senso utopico, perché gli ideali non ci sono, altrimenti non sarebbero ideali. E spetta a me realizzarli, a me, a noi, a tutti noi. Ecco. Moro credeva veramente nella realizzabilità di utopia? Forse sì, ma sapete, questo non è di facile decriptazione. Alcuni leggono l'opera come un'utopia positiva, altri come una critica ironica di ogni forma di idealizzazione politica. Quindi, per alcuni quella di Moro è un'operazione di satira politica. La satira politica fa pensare, comunque è importante la satira, di ironia. Non ci crede nemmeno lui più di tanto. Per qualcun altro invece no, è un progetto che magari può stare in piedi. Moro ci crede veramente. Eredità filosofiche. L'idea di utopia, quindi il termine utopia nasce nel 500, ma poi è una lunga storia, ha influenzato pensatori come Karl Marx, che riprese l'idea di una società senza classi e senza proprietà privata, una società alla quale si sarebbe giunti per semplificazione dopo la rivoluzione. Senza proprietà privata e senza classi, senza né più poveri e ricchi, oppressi e oppressori. È una bella idea? È realizzabile? Non è realizzabile? Hanno provato a realizzarla, evidentemente, insomma, con tutta la storia del Novecento sarebbe impossibile. Comunque l'idea sta lì. Il concetto di utopia è anche stato ripreso in chiave distopica. Quindi nel Novecento nasce un altro termine che non è utopia, che è il contrario, distopia. Che cos'è la distopia? È un'utopia al contrario. Per esempio, i più famosi sono George Orwell, 1984, senz'altro lo conoscete, c'è anche un noto film, ma il romanzo è interessantissimo, che descrive questa società, qui praticamente ci troviamo noi oggi, bene o male, no? Il Ministero della Verità, quello che cambia continuamente, riscrive continuamente il passato. Pensate che il protagonista di 1984 lavora con questo bispensiero, con questa neolingua, è fondamentale la neolingua, e questo personaggio è impegnato nel riscrivere quotidianamente i vecchi giornali, perché magari qualcuno fa una ricerca su internet e trova che quel paese a cui abbiamo dichiarato guerra, sono tre grandi agglomerati di alleanze che si fanno guerra continuamente l'uno contro l'altro, d'accordo? E prima siamo A e B contro C, poi improvvisamente cambiamo, è A, C contro B, e quindi quello che dicevamo ieri del vecchio nemico lo dobbiamo dire oggi del nuovo nemico. Quindi vado a cancellare tutti i giornali del passato per mostrare all'opinione pubblica, che è assolutamente farlocca, assolutamente drogata e pilotata, che noi abbiamo sempre odiato B, sempre odiato B, e siamo sempre stati alleati di C, e che le cose sono sempre andate bene e vanno sempre di bene in meglio. Non puoi dire che il nostro paese sta andando letteralmente in rovina, non puoi dire che nel 1980 sarà stato corrotta tutta la società, ma c'erano 7 posti letto contro un posto letto di oggi, che si poteva addirittura nascere tranquillamente nell'ospedale di Bracciano, che poi hanno provato a chiuderlo, è rimasto aperto, ma per modo di dire, nel senso che se non stai proprio per morire non ti ricevono nemmeno. Ecco, una cosa del genere, quando io ero l'età vostra, era impensabile. Andavi al pronto soccorso, poi poteva capitare di tutto, ben inteso, andavi al pronto soccorso, ti ricevevano, ti curavano e poi ti mandavano in reparto e ti tenevano osservazione per una settimana, o ti operavano a seconda del caso. Adesso te li mandano via a calci nel sedere. Quante volte leggete sui giornali tizio giovanissimo rimandato a casa, il giorno dopo si è risentito male e morto? Piene sono le cronache di questo. Dimmi. Ma perché questo, quindi, scrivere giornali?
Riscrive i giornali perché l'opinione pubblica non deve sapere nulla, deve sapere che tutto è cominciato. Scusa Valentina, ti ricordi Covid? È finito il 24 febbraio del 2022, quando è iniziata la guerra. Improvvisamente Covid è finito. La guerra è cominciata quel giorno lì. No, non è cominciata quel giorno lì. La guerra era cominciata 10 anni prima, quell'episodio lì in particolare. Una guerra civile terribile all'interno dell'Ucraina, con migliaia e migliaia di morti. E dietro c'è tutta una storia. Allora, se io questa storia non la conosco, oppure cancello i documenti che potrebbero portare il cittadino normale a informarsi, ma intanto il cittadino normale io lo distraggo con le armi di stazione di massa. Basta che gli metto una coppa UEFA, ma te pare che quello va a vedere, a rovistare nel dark internet, nel deep internet, alla ricerca di questo o di quel documento per informarsi sulla storia degli ultimi 20 anni, sulle relazioni USA Federazione Russa, ma manco per niente ovviamente. Allora vanno riscritte, vanno cambiate. Volete avere un riferimento preciso tratto da 1984, cioè simile a 1984 di oggi? Avete presente Wikipedia? Ecco, Wikipedia è una, evidentemente è un grande esperimento sociale, mondiale, di disinformazione, di continua riscrittura. Qui ci sono delle voci che si possono scrivere, si possono cambiare, poi vengono interpolate, cambiate a seconda ovviamente dei padroni del discorso. Tu prova a creare una voce, mettici delle opinioni, magari anche documentandole, sgradite ai padroni del discorso. Quella voce là di Wikipedia viene semplicemente cassata, viene tolta di mezzo. Andate a vedere la censura che ci sta sui media, su YouTube, Facebook. Quella è censura. E quello che deve essere riscritto, viene riscritto. Cambiano i termini. Cambiano i termini, facile, altro che Orwell, noi siamo oltre Orwell. Un altro grande maestro della fantapolitica, questi sono romanzi di fantapolitica, cioè sono delle distopie, cioè descrivono un mondo che non è presente ed è un mondo al contrario, una società perversa, quindi funziona al contrario rispetto all'utopia di Moro. Però la distopia ti inquieta, no? Non so, un'altra grande distopia, ormai un classico, è Matrix, film che senz'altro conoscete, forse l'avete sentito parlare, insomma l'avrete visto, no? Questa società dove l'umanità è controllata dalle macchine. Ma ce ne sono moltissime. Un grandissimo scrittore americano di fantapolitica, di fantascienza, che vi consiglio di leggere se qualcuno di voi ama quel tipo di letteratura, che è estremamente impegnata, non è una stupidaggine, è estremamente impegnata, sono grandi opere di letteratura, è Philip K. Dick, grande scrittore statunitense, scomparso negli anni 80, che ha prodotto diciamo visioni grandiose, da cui poi Hollywood ha realizzato un sacco di film, moltissimi film sono stati. Per esempio, in uno dei suoi romanzi si intravede quello che sarebbe stato il futuro delle tecnologie militari, che oggi è presente, parliamo degli anni 60-50, cioè le macchine che ti vengono a snidare e ad ammazzare quando meno te l'aspetti. Quindi questo mondo, un po' tipo Matrix, tipo invece di Matrix, no, quel film Terminator, forse l'avete visto, la saga di Terminator lunghissima, il motivo è sempre, il leitmotiv è sempre lo stesso, le macchine hanno preso il controllo, no? E praticamente gli umani combattono, ma combattono contro delle macchine che sono guidate da intelligenza artificiale, sono potentissime, quindi tu umano non sei in grado di affrontare il nemico fissando i suoi occhi, perché vieni sick and destroy, viene trovato e ammazzato da queste macchine più o meno volanti o sterpeggianti o da robot che hanno fattezze, sembianze umane, che in realtà sono delle bombe che poi ti esplodono, entrano nella tua tana e fanno esplodere la casa dei ribelli. È quello che sta avvenendo oggi. Avete presente i droni? Ormai la guerra, l'assalto alla baionetta, tipo prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, urrà quelli che partono e si affrontano sparandosi addosso. Questi sono scenari che non esistono più. Ormai ci sono piloti di droni che anche a 100 km di distanza
vanno ad azionare con un joystick una serie di apparati e queste macchine, potentissime, anche economicissime in realtà, rispetto a un jet da guerra, un'arma più complessa, portano la morte tecnologica a distanza. Distopia significa questo.